Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre giovedì 25 aprile 2013, è festa della liberazione. Purtroppo però non è la liberazione dalla morte e nemmeno dal morire. Pazienza, pazienza, pazienza. Beh, cari amici, il fatto è che tanti amici, siccome io ho parlato spesso di nostra sorella morte corporale e ho anche distinto tra la morte e il morire, però tanti amici continuano a confondere la morte con il morire, per cui mi fanno i commenti e mi dicono: ma no, noi non abbiamo paura della morte. E dai che io rispondo: ma no, guarda caro amico, che ho già fatto tanti video sulla questione. Uno è intitolato La spocchia di Epicuro, un video è intitolato La spocchia di Epicuro, un altro video è intitolato Odi Freddi non ha paura della morte, e dove ho spiegato che noi non abbiamo paura della morte, abbiamo paura del morire, il morire, perché morte è un sostantivo che indica il momento in cui la morte ti prende, la morte, è arrivata la morte. La morte dura un secondo, la morte dura in secondo. Il morire invece può durare tanto tempo, ci si può impiegare pure diversi mesi per morire, ma pure qualche anno. C'è gente che impiega anni nelle case di riposo con le piaghe di decubito per morire. È diverso il morire, verbo è un verbo, tempo infinito. E morte è un sostantivo, il morire implica tutto il tempo che si impiega per arrivare alla morte, il morire. Allora l'umanità che lo sa che deve morire non è che c'ha paura tanto della morte, va bene, perché la morte è inevitabile, no? Mi pare che sia una verità di ragione che si debba morire, non è una verità di fede, è una verità di ragione. No, ma ha paura del morire, è quello il problema, è quello. Andate cari amici, voi negli ospizi, andate, si chiamano residenze sanitarie assistenziali, mi pare, RS, andate a dare un'occhiatina, invece di fare le happy hour, andate a dare un'occhiatina alle residenze sanitarie assistenziali. Andate a dare un'occhiatina, su, che vedete che poi vi passa la voglia di fare le happy hour, è diverso il morire, non è la stessa cosa della morte. Il morire indica tutte le procedure che portano alla morte, d'accordo? E sono tanto dolorose, mica tutti muoiono di un colpo, mica tutti hanno la fortuna di morire d'un colpo, un infarto di notte, mica tutti nascono fortunati, d'accordo, perché ci sono di quelle morte improvvise che valgono miliardi, 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 d'accordo, no, la maggior parte di noi muore tramite il morire, andate a vedere cari amici, e appunto quei miei video intitolati La spocchia di Epicuro, Odi Freddi non ha paura della morte, perché Odi Freddi mi piace tanto, mi è tanto simpatico, però mi fa pure tanta tenerezza mi fa Odi Freddi. E un amico mi ha mandato un video di una trasmissione dove c'è Odi Freddi che risponde a delle domande, gli chiedono a Odi Freddi che cosa si deve pensare della morte. Odi Freddi alla maniera epicurea dice che non si deve temere la morte. Già Epicuro diceva, io ci ho fatto il video, la spocchia di Epicuro, diceva, no, lo chiamano il filosofo che ha sconfitto la paura della morte, senza tenere presente che c'è la morte ma c'è il morire. Vabbè, allora dice Epicuro, ma non si deve avere paura della morte, quando c'è la morte non ci siamo noi. Quando ci siamo noi non c'è la morte. Epicuro, hai tralasciato la fase del morire che può durare mesi e pure anni. Il morire può durare mesi e pure anni, tra i dolori tra l'altro, Tra i dolori,
che se non ti danno la morfina so dolori. Beh, e allora sentite il logico matematico filosofo o di Freddi che cosa dice? Dice, beh, la morte è una cosa di poco conto, perché noi è come quando noi andiamo in un ristorante e facciamo un bel pranzo, una bella cena, e durante il pranzo, durante la cena stiamo bene, poi però bisogna pagare il conto. Ecco, dice, la vita è come quando si sta in un ristorante che si fa un bel pranzo e una bella cena. La morte è il momento in cui si paga il conto. D'accordo? Sì, ma Odifreddi tralascia il morire, d'accordo? Il morire, e qui la lacuna, cari amici. Ma questa lacuna chi è che me la poteva riempire? Ma solo Serafino Massoni, Santa Madonna! Solo Serafino Massoni vi fa la differenza tra il morire e la morte, capito, cari amici? Adesso ci ho fatto un video specifico sulla questione, perché questa questione l'avevo già trattata in video con titoli diversi, appunto, La spocchia di Epicuro e Odifreddi non ha paura della morte. Adesso ci faccio un video specifico col titolo specifico, La morte e il morire, e penso di averla chiarita definitivamente questa cosa. Cari amici, ricordatevi che una cosa è la morte, un'altra cosa è il morire. Si possono impiegare pure anni tra i dolori per morire, capito? Sono due cose diverse, la morte e il morire. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.